L'etichetta alimentare rimane lo strumento più usato per la comunicazione al cittadino di cosa contiene l'alimento ed è anche il più letto. E proprio per parlare di trasparenza e di consapevolezza abbiamo organizzato un sito web che si chiama Alimenti e Salute, con una sezione dedicata all'etichettatura alimentare e all'interno di questa sezione uno spazio rivolto direttamente al cittadino, al consumatore, dove cerchiamo di rispondere alle domande che il cittadino si pone tutti i giorni quando compra un qualche cosa e non riesce a capire bene il significato. Dall'altra, dare anche suggerimenti utili di interpretazione, in particolare sull'etichettatura nutrizionale, che sembra una cosa facile, di facile accesso a tutti, in realtà è un po' più elaborato il messaggio. Il prossimo anno noi costruiremo un nuovo sito, sempre con lo stesso nome, che conterrà anche altre sezioni, altri aspetti, sezioni tematiche legate alla sicurezza alimentare, alla dieta sana, e a chi ha problemi di allergia, intolleranza, celiachia, ci sarà anche lì una sezione dedicata con particolare riferimento al cittadino, al consumatore, che nei confronti dell'alimento per qualche volta mostra dei problemi o deve stare attento a quello che mangia.